Bentornati dallo Zookrama ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se avete visto meno contenuti ultimamente è perché ho dovuto attendere il nuovo dissipatore, il mio si era scassato completamente e per fortuna il processore non ha subito danni. Mi sono messo così tanta paura che appena arrivato l'avviso dalla CPU che si stava surriscaldando troppo ho chiappato chiuso e non ho aperto fin quando non l'ho cambiato. Comunque credo che per i prossimi mesi queste top sui giochi sconosciuti verranno accantonate, visto che non ho intenzione di giocare indie in questo periodo dati i titoli famosi che attendo, e ce ne sono veramente molti, escono bombe come Sparking Zero, Metaphor e Fantasio, e credo mi ruberanno tantissimo tempo. Tenetevi pronti perché a breve farò uscire un contenuto per chi mi segue veramente dagli albori e non riguarda solo Sparking Zero. Vabbè, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e iniziamo. Tanto tempo fa vi consigliai White Day, oggi sono qui per fare la stessa cosa, ma con il sequel. È finalmente uscito su console e l'ho giocato, anche se ho preferito il primo di poco, il sequel dell'horror coreano merita davvero. White Day 2, come il precedente, cattura le opere di Junji Ito e cerca di riproporle al videogioco. Il folklore è quello coreano, le storie quelle di un ex docente e di alunni, di una scuola che da un luogo frequentato per imparare diventa teatro di una caccia senza fine. Nel gioco non ci si può difendere, ma si possono stordire le presenze con la fotocamera. Su Steam lo si trova attualmente in sconto di 10 euro. L'unica pecca per alcuni giocatori? La lingua italiana non è disponibile. Me ne è sempre fregato meno di zero di Google Stadia, ancora sorrido quando penso a chi era convinto che potesse sostituire console o PC da gaming. Certo, il Game Pass gli ha tirato una bella mazzata tra capo e collo, però Guilt si è rivelato un videogioco horror leggero e carino, era un'esclusiva di Stadia. Questo titolo ha un forte messaggio di fondo legato al bullismo da non sottovalutare, per certi versi ha ricordato avventure grafiche dal livello di Little Nightmares, Concrete Gin o Inside. Il gameplay è quello di un Alan Wake, per il fatto che il combat, tra virgolette, e le schivate si effettuano con la torcia, ma con meno azione. Sally è una bambina che soffre di bullismo e fuggendo appunto da un gruppo di bambini che la sta perculando si ritrova catapultata nella sua città, ma qualcosa è cambiato. Creature d'ombra pullulano per le strade, accompagnate dalla colonna sonora di Chris Belasco e contornate da enigmi ambientali, sezioni stealth e, seppur deboli, combattimenti. Una nota di merito va al doppiaggio che mi ha stupito ulteriormente, innanzitutto quando scoprì appunto che era doppiato, mentre la seconda volta per il livello del doppiaggio stesso. L'ho comprato scontato a 2-3 euro su PlayStation 5 e lo consiglio a tutti. I Want to Go to Mars è un'avventura grafica punta e clicca che parla di un bambino di nome Robin e del suo orsetto di nome Teddy, oddio, originalissimo, che però tramite un libro di storie su Marte si sono appassionati al pianeta e quindi hanno questo desiderio incredibile di visitarlo. Lì non piove mai e la sabbia non termina mai. Possono costruire tantissimi castelli. Teddy e Robin comunque si mettono a costruire un razzo che permetterà l'avverarsi del loro sogno. Supereranno asteroidi, dogane lunari e soprattutto enigmi mai troppo difficili e legati a un umorismo adatto a tutte le età. La cosa assolutamente da menzionare è che l'intera opera è disegnata a mano con uno stile molto cartunesco e che, almeno a me, ha ricordato Il Piccolo Principe. Selfless è un titolo che ho giocato su Switch che mischia senso di esplorazione e azione ambientato in un mondo che si ispira tantissimo al folklore slavo, dove le balene sono delle vere e proprie divinità. Giochiamo nei panni di un anziano guaritore il quale compito è quello di superare questo mondo incantato attraverso la sua piccola barca, utilizzando le sue capacità curative per alleviare il dolore degli abitanti che incontrerà attraverso fiumi tortuosi e pericolosi. Ogni persona, infatti, è stata colpita da una perdita. Questo gioco mi è stato dato dagli sviluppatori, ma non è in classifica per questo, liberi di credermi o meno, ma io intanto ve lo dico, ma per il suo comparto artistico rilassante. L'atmosfera è fantastica, la storia è piacevole. Se cercate enigmi particolarmente complessi, non è il gioco che fa per voi. Se invece volete emozionarvi con una storia basata sulla perdita di persone care o sofferenze di questa tipologia, questa esperienza di 5 ore è perfetta per chi vede il videogioco anche come strumento comunicativo. Per la tematica trattata, non completamente in realtà, può ricordarvi Until Then. Nel 2023 è stato pubblicato quell'obbrobrio di Gollum. Deadlick Entertainment però nel 2018 ha anche sviluppato e pubblicato State of Mind, che giocai per saziare la mia voglia irrefrenabile di videogiochi cyberpunk. Il tema principale è ovviamente il transumanesimo, che rimane sempre una tematica di background in questo genere di giochi in realtà, perché poi si va a sviluppare in relazioni umane, separazione, dissociazione dalla realtà e divergenze sociali tra robot e umani. Anche questa è un'avventura grafica, sì lo so, sono i titoli che quando non
esce niente, mi fa piacere recuperare, mi rilassano, mi fanno star bene dopo una giornata di lavoro. State of Mind è un videogioco che tocca anche temi politici, con un contorno thriller, avendo il merito di non diventare mai troppo pesante. Il gameplay è molto basilare, si tratta di camminare in giro, analizzare oggetti dello scenario per scoprire elementi di storia, e ogni tanto ci sono dei minigiochi. Simile a titoli come Virginia, ha uno stile low poly, la conduzione artistica di questo tipo mi sa catturare. C'è anche da dire però che è un debole per il cyberpunk, quindi sicuramente non può essere così per tutti, è un prodotto che spesso trovate anche a 1,99€ circa, di cui io sono riuscito ad accaparrarmi l'edizione fisica nuova a 9€. Deep Beyond è un videogioco uscito il 15 maggio su Steam che si compra a 10€ e si completa in un'ora e mezza circa. Il paragone più semplice viene da farlo con What Remains of Edith Finch ed è un vero e proprio walking simulator, solo che a differenza dell'opera di Giant Sparrow non è un capolavoro, ma sa intrattenere. La protagonista è una giovane ragazza di nome Lily che assieme al suo fidato Chester, un cagnolone simpaticissimo, esplora il mare per rivelare un segreto che le darà molte risposte sulla sua vita e sul suo passato. L'unica cosa che non mi ha convinto tantissimo è il finale ambiguo narrativo, mettendoti davanti a una scelta che è davvero scontata, non credo che qualcuno abbia scelto l'altra. La grafica potrebbe non piacere, eppure a me questo stile fumettistico ha catturato parecchio. Fire Girl Hack and Splash Rescue DX è un roguelike molto semplice con uno stile pixeloso che riesce a intrattenere molto di più di quello che si crede o da quello che vedete. L'ho preso a circa 1,15€ mi sembra sul PlayStation Store e mi sono ritrovato di fronte a un indie che vede una ragazza di nome Fire Girl, appunto, che di mestiere fa la pompiera. È giovanissima e deve salvare dei civili da treni, appartamenti, boschi e hotel di lusso in fiamme. Allo stesso tempo deve indagare per scoprire come mai dei demoni del fuoco appaiono in determinate zone per bruciare tutto ciò che trovano. La storia è leggera, ma quello che è stato costruito attorno alla città di Fire Girl è molto intrigante. Nonostante il gioco sia corto, lo si platina in 9 ore circa, il senso di progressione nel potenziare gli equipaggiamenti di Fire Girl, la caserma e le postazioni dei suoi collaboratori dà una soddisfazione incredibile. Lo consiglio a tutti, lo trovate ovunque negli shop. Tesla Grad è un platform enigmico con elementi da Metroidvania ambientato in un mondo steampunk. Il primo e il secondo capitolo sono usciti a distanza di 10 anni, il primo tra l'altro poco prima che uscisse il secondo, e qua ripetizione però, vabbè, ha avuto una remastered, ma è uscito originariamente nel 2013. 10 anni dopo, nel 2023, esce il secondo, e la loro peculiarità è il level design che i due propongono. Tesla Grad 1 si ambienta in un villaggio ispirato all'Europa dell'Est e giochiamo nei panni di un bambino che scopre di essere un Tesla amante, ovvero una persona in grado di sfruttare il potere del magnetismo o comunque di tecnologie vietate. Per questo viene inseguito da alcune guardie, ma si ritrova all'interno di una torre e per uscire deve sfruttare il magnetismo superando livelli, usando campi magnetici, piattaforme o addirittura nemici. Una cosa che ho apprezzato è l'utilizzo della tecnica show don't tell nel raccontare la storia. Il secondo Tesla Grad è praticamente uguale, more of the same, ma con caratteristiche e meccaniche migliorate. La storia e il mondo di gioco sono più dettagliati in Tesla Grad 2, l'ambientazione varia molto di più, una menzione va fatta alla conduzione artistica di entrambi i giochi e alla colonna sonora che accompagna dolcemente questo platform non proprio così semplice. Bisogna avere buoni riflessi e ragionare parecchio, ma fidatevi che se siete amanti del genere, questi due giochi, che spesso non vengono venduti assieme a 3-4€, anche 5, li amerete. Submersed è un videogioco che ho trovato scontato a 2€ e l'ho preso perché è un survival horror che a me fa più paura di qualsiasi altro horror. Io mi cago addosso per l'acqua profonda, ok? Tecnicamente non è manco così forte, graficamente ricorda molto i titoli PlayStation 2, tuttavia narra la storia di Jack, un paramedico che viene mischiato in un incidente marino e piomba in una piattaforma subacquea misteriosa. Qui deve scoprire come uscire, giustamente. Il problema è che vuole capire anche cos'è successo. Ho visto che c'è un gioco, tra l'altro, uscito da poco su una piattaforma petrolifera, voglio recuperarlo, mi sembra si chiama Still in the Deep, me l'avevano consigliato comunque, lo recupererò ma non in questo periodo. Ho letto però la descrizione del gioco e ricorda molto Submersed, qui c'è la solitudine, la paura dell'ignoto, la costante minaccia delle creature acquatiche, io vi giuro, gli squali ti fanno prendere, sono angoscianti, questo probabilmente anche a causa dell'ambientazione claustrofobica. Star Name Dios è un'avventura narrativa che parla di un fotografo che deve ricostruire tutti i suoi ricordi, tra tante virgolette, e svelare come mai la madre è scomparsa. Anche lei aveva la passione per la fotografia e il ragazzo deve proprio indagare con esse, ricostruendo ricordi e indizi nascosti. Il gioco non si limita a farti scattare foto per progredire nella trama, ma ti invita anche a cercare significati più profondi nelle immagini, collegando dettagli tra passato e presente. Alcune cose, secondo me, hanno anche una, come dire, interpretazione, non è quello e basta, ecco. L'atmosfera, tra l'altro, è molto delicata. Ci sono ambienti disegnati che tramite l'uso della luce, delle ombre, dei colori, ti fa sembrare che ti sposti da un dipinto all'altro. Se ne volete consigliare altri, scrivetemi pure. Grazie per la vostra importantissima visualizzazione.